Nell'attesa di tutti questi 5 minuti che arriveranno tutti, diamo subito la parola a Maurizio Bertinelli che ci illustra quest'opera meravigliosa. Io la definisco meravigliosa perché l'ho letta e mi coinvolge anche dal punto di vista umano ed emotivo. La parola a questo splendido giornalista che è Maurizio Bertinelli. Grazie. Grazie anche degli applausi amicali. Volevo, visto che siamo tra amici, salutare veramente gli amici che sono venuti qui e li ringrazio, a cominciare da Paolo Mattei, nipote di Enrico Mattei, che ringrazio veramente di essere venuto insieme a Massimiliano Bianchini, assessore provinciale alla cultura. C'è poi l'amico di una vita, Lucio Biagioni, che è capo capo ufficio della giunta regionale di Lucca, che è il signore sulla destra, sarebbe dovuto venire con lui anche l'assessore regionale di Lucca, Fabrizio Branco, ma anche lui è stato colpito da questa epidemia influenzale, 40 di febbre, mi dice lui. E sarebbe dovuto esserci anche Pietro Marcolini, che invece ha una riunione sull'IMU, e l'IMU è un argomento ancora più importante a Senigallia. E con particolare orgoglio saluto anche il magistrato Benito Melchionna, che è procuratore della Repubblica di Crema, già è emerito presidente di Cassazione. E un altro Benito carissimo, Benito Striglio, Sanzerinati, insieme a sua moglie Giuliana, amici anche loro di una vita. E poi Gioele Centanni, produttore cinematografico, al suo attivo 80 film, tra cui Aghi, poi ha prodotto Nicholson, ha prodotto Peter Sellers e Julio Iglesias. Tagliati, ma soprattutto è qui nella sua veste di segretario, componente della segreteria particolare di Enrico Mattei, e lui Mattei l'ha visto da vicino. E l'ho tenuta per ultimo perché la nostra testimone diretta, Silvia Dai Mattiacci, la signora insieme a Carlo Dai Mattiacci, della famiglia Dai Mattiacci di Gagliardelli di San Severino, protesse e nascose Enrico Mattei durante la guerra di liberazione sulle montagne di San Severino, sottraendo dai rastrellamenti fascisti. Lo scriviamo anche nel libro, che poi è l'argomento scatenante di questa riunione di amici. Ecco, io volevo un attimino la signora Silvia che ci parlasse un attimo di quei momenti. Grazie. Venuto mio fratello Severino, no? Più Ottavio mio cugino, Pioli, veterinario di San Severino, Osvaldo Pioli, e ci andava la guardia del corpo Foschetto, di Mattei, poi Gigolè che era l'uomo di Pioli, in cinque e venuti, mentre che si parlava della ritirata dei tedeschi, e lì noi stavamo proprio sopra il ponte dei Canti e passavano tutti per Aprile o per Cingoli, e allora ha portato una macchina i miei fratelli, l'ha andata a prendere sul ponte dei Canti con i voli, l'ha attaccata con i voli per non fare mai rumori. L'ha portata sul soffino avanti proprio casa nostra, via proprio notte dei cugini, e dopo c'è una stradetta giù, e c'era una macchina sotto la casa nostra, dei lati, ancora cestica, e l'ha messa in mezzo a lì, c'era 12 metri alti, l'ha messa in mezzo lì, ha tagliato tante frasche, ha fatto tante fascine, e ci ha fatto tutta una catasta attorno, e l'ha coperta lì, è stata sempre lì, questa macchina, tutta la ritirata dei tedeschi, perché i tedeschi passavano in linea retta, non eravamo 200 metri, dal ponte dei Canti che va la strada che va a Cipoli. Noi stavamo proprio di fronte lì e
dopo Enrico Mattei ha dormito proprio a casa nostra, nel mio letto, mio, di mia sorella Ida e della sorella Elvira, dormiamo tutte e tre nel letto di mamma nostra, che era il letto matrimoniale di mamma. E una volta mi cadeva la spavese, non c'era, insomma, abbiamo fatto come meglio per tutti. E invece Foschetto, l'uomo che era suo compagno, ma lui ha dormito dai miei cugini alla mattina, veniva lì, lo aiutava, abbiamo fatto colazione insieme. Dopo il pranzo invece lo faceva dai miei cugini, perché il loro Ettore era un poco bravo, non so se avrete pure conosciuto. E dopo, quando è tornato su tutti in montagna, adesso io ero piccola perché c'erano 18 anni, 17, 18 anni, e mi cucino Ettore che gli mandava un occhio, e c'era Dominzi, non so se l'avete sentito, sto parlo che stava qui a Gaio nel morto anno. Lui era seminarista, vestito con la domenica nera, lunga, e taccava i covi, gli mettiamo tanto da mangiare, un po' di pasta di casa, un po' di ombra, un po' di pollo, un po' cotta, un po' cruda. E poi Ettore con i covi, con il binocchio, metteva un po' di fascine sopra e andava giù, passava da Ponte Rivati e andava su sulla montagna a portargli da mangiare. Questo l'ha fatto, non so se per tre volte, dopo era quando c'è stata la resistenza, la Dolentino si era alta, no? Tutta quella resistenza, e intanto una notte si sentivano tutti questi tedeschi che passavano, e dopo quando ci ha liberato da lì, perché ci sono stati parecchi giorni, quando ci ha liberato da lì, loro sono tornati giù dalla montagna, hanno ripreso la macchina, che è stato qualche giorno lì da noi, era un uomo bravo, semplice e unito, molto, molto. Dopo è tornato a casa, io dopo, nel 48 io mi sono sposata e 64 anni che sto affrontando, però con mio fratello Severino, sentisti parecchie volte, mi ha detto, però io dopo, e dopo abbiamo saputo della sua morte, insomma, mi è piaciuto perché nel letto proprio mio e delle mie sorelle, gli abbiamo dato proprio il letto nostro e lui ha dormito tutte le notti che veniva sempre. E il letto ancora esiste, però è della mia nipote a via di Severino, che sta qui in San Severino, l'appartamento, era un letto di ferro con tutte quelle belle cocciate. E ancora c'è perché mia nipote lo tiene a caro. Nipote, l'ultimo nipote, figlio Rittaro, e volevo che Paolo Mattei, desiderato, perché volere è una parola troppo grande, che l'amico Paolo volesse dire qualcosa sullo zio, sul cotato. Eh sì, anche perché ho Quanta anni ha? Ho 50. Io sono nato l'anno che è morto zio, qualche mese prima. Ma Italo che veniva in segreteria di mio padre, di Enrico, e mi diceva sempre che aveva 5 figli maschi. Se ha 5 figli maschi, poi ha 2 figli. E quando? Dopo morte di Enrico. No, tutte, insomma, io sono l'ultimo nato nel 62, lo stesso anno. Ma sono sfuggite le figlie. Sfuggite. È strano, perché io mi dica, però ci sono le figlie, ci ho sempre anche tenuto. Anche se neonate. No. Ho prodotto film erotici, ma non so. Direi. Il mio amico ha prodotto Gola profonda nera. Sì, perché è profonda. Secondo me esiste un po' la situazione che sta portando avanti Maurizio Pellegrini. Io due cose, uno mi racconto della signora che non vedo più, che dice
dice una cosa molto carina, che nelle rappresentazioni cinematografiche non rappresentano affatto Mattei, è quella del carattere, perché era una persona veramente mite, di un'educazione estrema. E ricordo mio padre che diceva sempre che quando lui arrivava a casa sua, a Materia, dove c'erano i genitori, prima di entrare chiedeva sempre permesso, mentre nelle rappresentazioni cinematografiche si vede un uomo molto aggressivo, arrogante, un po' spotocchioso. Invece era un uomo di una mitezza incredibile, di un'educazione per formazione. Il padre era un maresciallo dei carabinieri, per cui un'educazione molto rigida e rispettosa. L'altra cosa che è il fulcro a cui dico di richiamarsi sempre a Maurizio è questo. Nel 59 un incontro con il presidente della ESSO a Monte Carlo gli fecero l'ultima proposta e poi da quel rifiuto nacque la convinzione che l'unica cosa per fermare Mattei era ucciderlo. E nel 59 gli proposero di diventare presidente delle Sette Sorelle a livello europeo, uno stipendio annuale di 3 milioni di dollari, all'epoca una casa circa a Materia costava sulle 300 mila lire, per cui poteva comprarsi una Materia l'anno, e il 3% degli utili che le compagnie avessero prodotto nell'anno in cui lui era presidenza, e la presidenza era fino alla morte. Sarebbe diventato, dai conti che un americano fece in quegli anni, l'uomo più ricco del mondo. Premesso che lui veniva da una famiglia povera, il padre era un dipendente pubblico perché lavorava nei carabinieri, però erano cinque figli, per cui una vita di sostentamento avevano. E rifiutò di diventare l'uomo più ricco del mondo per un'idea che aveva sempre avuto e che era quello del rispetto delle persone. Dato che era stato un ragazzo che aveva sofferto molto, cioè aveva lavorato con tante difficoltà, e lui sapeva che accettare quella presidenza voleva dire lasciare indietro la presidenza dell'ENI. Voleva dire arrivare a degli compromessi che avrebbero comunque danneggiato l'Italia. E io penso che ancora oggi 50 persone che si ritrovino qui a parlare di una persona che è morta 51 anni fa è una cosa, dico, importante, perché poi quando moriamo non ci portiamo via nulla, eccetera. E tante testimonianze erano arrivate affetto a tanti anni della morte delle persone che fanno, che l'hanno conosciuto e che ci hanno vissuto. Per cui penso che l'essenza vera di quella persona è che l'intelligenza probabilmente è stata data da Dio, un centauro aveva tutta una serie di particolarità che aveva dimostrato fin da ragazzo, ma la serietà, quella è un processo che lui si è costruito giornalmente. E dietro a questa serietà poi c'è anche morto per perseguire certi ideali. Per cui penso che il messaggio vero su Enrico Mattei sia questo, cioè la serietà sopra ogni cosa, cioè la morale, l'etica, l'essere una persona che aveva vissuto, perché per un ricco diventare più ricco poteva essere una rinuncia anche semplice, ma venire da una famiglia povera, normale, pensare di diventare l'uomo più ricco del mondo e rinunciarci e molto probabilmente vivere molto a lungo, anche perché l'ultima sorella, nostra zia, è morta all'età di 101 anni l'anno scorso, per cui erano loro di famiglia, sia il papà, la mamma, molto longevi, perché sono vissuti tutti oltre gli 80 anni, e per cui questo è il messaggio che penso che mi possa dare come testimonianza su